Buongiorno, Presidente. Ah, Lucio, è lei, buongiorno. No, pensavo ci fosse qualcuno. Salve, sono Prezioso. Sono il supplente di italiano per la sezione F. Sono in ritardo, mi scusi. Grazie. Ah, benvenuto in questa scuola. Se lei, anche per sbaglio, da sotto mette una cosa di sopra, io poi da sopra gliela butto. Grimaldi? Grimaldi Antonella. 333-1615-108. Prendi questo coso. È spento, professore. Che spento? Stai cantando, spento. Lo so a memoria. Avremmo dovuto studiare il barocco. Ma noi siamo pienamente consapevoli di non capire assolutamente un... Cazzo, professore. Fuori. Sa cosa mi ha detto Ciacca? Era serio, Professore, ma Piero della Francesca era un uomo o una donna? È un genio. Quel Brugnoli, quello della seconda F, no? Non lo seguiva lo psicologo, Santi? Ma lo sportello l'abbiamo chiuso. Si vede che ho dovuto. Non è che adesso io mi posso occupare di te. Quindi smetti di fare questa faccia da orfanello e... che non mi incanti. Che mi hai portato? Ma che mi dai del tu, Brugnoli? Tu non mi devi dare del tu, hai capito? Ho detto leggi, forza! E dai, a che serve? Lo sa pure lei che sta cosa non serve a niente, no? Beh, mi permetto di ricordarle che nella scuola c'è un dentro e un fuori e noi ci occupiamo solo di quello che accade dentro. Ti posso chiamare Johnny? Buh! Oh! Ma che sei scemo? Che mi hai portato? Che buono, leva le mani. Ma lei ce l'ha con me, dica la verità. Ce l'ho con i supplenti. Sono pieni di buone intenzioni, causano danni irreparabili e se ne vanno. Padre di Ciacca. Il signor Ciacca? Sì. Il signor Ciacca. Meriterebbero di essere bocciati tutti quanti, presi a calci nel sedere, uno per uno. Io però ho deciso di essere ancora più cattivo con loro. Li promuovo. Vabbè, tanto noi non ci vediamo più, no? Allora?